selezione di indumenti e generi alimentari. Un momento di entusiasmo nella tragedia. Ho potuto entrare e la biblioteca di facoltà era un disastro. E allora io sono andato lì aiutando a ripulire quei libri, quei disegni, c'erano un sacco di disegni. Poi sono andato all'Accademia dei Geografi e ci hanno fatto spostare delle casse di vetro, di negative di vetro antiche, sai, quando le macchine fotografiche sono le negative di vetro. Thank you.
Il sindaco di Firenze, la informo che a seguito dell'allerta arancione le condizioni meteo sono peggiorate. Si ritiene possibile un rischio alluvione del Lido nelle zone Romito e Vittoria. Pertanto la invito a tenere i seguenti comportamenti. Non utilizzare veicoli di alcun tipo. Evitare di uscire all'aperto, se già all'aperto, mettersi al riparo il prima possibile. Aiutare i passanti che necessitano di soccorso, in particolare aprendo il portone.
progetto europeo che è iniziato praticamente all'inizio di quest'anno e che si occupa di descrivere tutti i disastri, sia naturali ma anche quelli legati alle attività umane, intenzionali e non intenzionali, e come gli aspetti culturali si integrano all'interno della gestione delle emergenze. Si tratta di un problema molto attuale, nuovo anche visti i problemi più recenti legati ai fenomeni migratori e anche alle, come le tecnologie vengono utilizzate nella gestione dei disastri. It was just two of us alone in the night. We had just met and yet I felt so secure. I told you, please stay for a while under the sky of shooting stars. Please stay for a while beyond the city's crowded streets. I knew, I just knew, when I set my eyes on you, you're all I wanted, you're the one I sing for. I knew, I just knew, when I set my eyes on you, you're all I wanted, you're the one I waited, you're the one I waited for. It's still two of us after all these years. Our love is not gone and I'm glad I told you. I told you, please stay for a while under the sky of shooting stars. Please stay for a while beyond the city's crowded streets. I knew, I just knew, when I set my eyes on you, you're all I wanted, you're the one I sing for. I knew, I just knew, when I set my eyes on you, you're all I wanted, you're the one I waited, you're the one I waited for. You're the one I waited for. You're the one I waited for. I knew, I just knew, when I set my eyes on you, you're all I wanted, you're the one I sing for. I knew, I just knew, when I set my eyes on you, you're all I wanted, you're the one I waited for. You're the one I waited for. You're the one I waited for.
dimostrazioni della viabilità di emergenza possono rientrare ufficiali.
was just two of us alone in the night. Was just two of us alone in the night. We had just met and yet I felt so secure. I told you, please stay for a while. I'm not Mario Magnelli, Oreste Villoresi. Misericordia di Firenze, Franco Facchini. Misericordia Galluzzo, Niccolò Giberti. Pubblica assistenza per Edola, Armando Romanzi. Misericordia di Rifredi, Massimo Seravalli. Misericordia di Rifredi.
al personale della protezione civile del comune di Firenze. Bartaresi Giacomo, Gavina Lucia, Cipriani Marco, Giuntini Andrea, la dottoressa De Russo Patrizia, thank you.
Cantone nasceva con lo scopo di ricomprare e ripiantare e quindi aiutare a sostenere la ricostruzione e la valorizzazione del Parco dell'Anconella e del verde del quartiere 3 che era stato fortemente colpito dall'uragano del primo agosto 2015. Possiamo dire oggi che ci rivediamo dopo nemmeno 2 anni che gli alberi li abbiamo tutti ripiantati. E questo è motivo quindi, è di gioia e magari di un altro applauso, ecco mi sembra, ecco.
vediamo adesso, quindi voi vedrete anche gli stemmi e vi rendete conto dove è arrivata l'acqua. Quindi queste, per fortuna qui c'è del lapidario, quindi le sculture si possono restaurare, mentre sono state inserite gli strumenti musicali, quelli alcuni, immaginate i liuti eccetera, che esplodono. Faccio vedere con la mano che questo pezzo è il pezzo più delicato, quindi questo non si prende qui, non si fa così, no, ma si prende l'opera, si allontana con la mano sotto, in modo che qui prende tutta la parte e così viene. Perfetto. Così, 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 no. Perfetto. Questo no. Intanto serve una tela, serve una tavola, perché posso andare convinto che è una tela, arrivo a una tavola di 5 cm con le traverse dietro e mi arrivo a tirarlo su e non lo tiro su. In questo caso è una tela, io lo vedo insomma, però non tutti magari hanno già l'occhio per capire se è una tavola o una tela. Poi, dopo il momento primo, deve guardare come è attaccato, quindi spostandosi, guardando dietro, riesce a capire come è attaccato. Che potrebbe avere un semplice gancio, potrebbe avere due, tre gancci, potrebbe avere dei ganci chiusi. Dice, sì, sì, la tela, ce la faccio, però questo ce la faccio
ma capisco che non è che può staccare e poi dopo quando la mano non si accorge, oh, non ce la faccio. Quindi va un po', come si dice, assaggiato, cioè capire qual è il peso del quadro. Quindi in questo caso il maglietto si prende tutte e due, una mano sempre sotto, un'altra regge l'equilibrio che si alza leggermente ma non fa uscire fuori dalla casa. E si capisce, dice, Livio, ce la facciamo? Ce la facciamo. Allora a quel punto, tutti i due pochini, andiamo un pochino, sfidiamo l'aggancio, piano piano, appoggiamo la terra. Vediamo un pezzo, qualsiasi che sia un quadro, che sia una tavola, che sia un pezzo di marmo, bisogna sempre coordinarsi e usare le stesse mani, le stesse braccia. Tutte e due abbiamo il braccio, questo che è all'estero e il sinistro a leggere, se io mi metto al contrario, cioè, si sbilancia, ci si fa male e casca il cavallo. Una mano sempre la più alta possibile perché regge meglio l'equilibrio. Quindi in questo caso una mano alta, mano sotto. In questi casi capire sempre anche la consistenza della cornice, dove vai a prenderlo, se vedi che c'è una rottura, che c'è una fragilità, magari la prendi davanti, prendi dietro e te lo sta. Poi, mentre non l'hai staccato anche prima, devi sempre verificare da dove è passato. Cose che possono cadere? No. Veramente, gli occhiali così possono cadere, danneggiare l'opera, le cose che abbiamo addosso. Bisogna essere, stare anche attenti, sono piccole cose, però sono fondamentali. Aumento che è terra, poi sono discorso, cinghie sotto, due a destra, due a sinistra, o tre, via, sotto, tutte e due quello che mi deve guidare, perché io non vedo che non ho gli eri. Quindi ad esempio se ci fosse una porta bassa mi dirai a questo punto, sì, basta, ma Buongiorno a tutti. Un'altra bella occasione, a me, io sono tre volte che vedi, giardino della Gradisca, così pieno di gente, proprio sono contento parecchio, come si dice a Firenze. Pensate che questo giardino fu scelto dai tedeschi come quartier generale durante l'occupazione nazifascista di Firenze ed era un luogo di morte, di male, uno dei vari luoghi che a Firenze durante quei mesi tremendi all'inizio del 44. Forse qualche nonno o nonna potrebbe raccontarcelo qui, afflissero la nostra città, ma i fiorentini furono straordinari, liberarono Firenze nell'agosto del 44, dimostrarono che questa città ha una forza interiore che non è pari a nessuna. Ed è bello che questo giardino sia stato, che poi è un parco, non è un giardino, per le sue dimensioni, la sua bellezza, poi sia stato negli ultimi anni recuperato, restaurato e oggi è uno dei luoghi in assoluto più belli del mondo, non voglio dire solo di Firenze. Tutti i visitatori che vengono al Four Seasons scelgono spesso questo posto, Patrizio lo può confermare per la bellezza di questo luogo, ma ciò che rende davvero affascinante il parco della Gherardesca è che è un parco dei fiorentini anche, non è qualcosa di chiuso, di esclusivo, ma è qualcosa che tutti sentono come proprio ed è credo la cosa più bella per questo Natale che si possa vivere con l'Open Day, che è un momento in cui culmina il rapporto straordinario tra la città e il parco. Allora, Firenze come tante altre realtà, però Firenze in particolar modo con le popolazioni colpite dal terremoto del centro Italia ha avuto un rapporto di particolare intensità. Qua c'è il sindaco di Città Reale che adesso andiamo a salutare, è un modo in più per far capire che c'è una grande famiglia, ma davvero, non per modo di dire. Beh, Firenze ha un grande cuore, ogni volta che chiedi ai fiorentini di fare qualcosa per aiutare chi è in difficoltà, io resto sempre sorpreso perché questa comunità non finisce di stupirti. E quando c'è stato il terremoto del 24 agosto è partita la corsa alla solidarietà. Purtroppo quella corsa è durata soprattutto per i primi mesi, va sempre a finire così. Poi piano piano ci si dimentica di quelle popolazioni che rimangono sole a dover rimettere una pietra sopra l'altra
a doversi leccare le ferite, a dover ricostruire tutto, dalle case alle scuole agli ospedali. Ecco, Firenze a distanza di quasi 3 anni non ha affatto dimenticato quei posti, ha adottato Città Reale e tutti insieme abbiamo ricostruito una scuola, abbiamo portato un ambulatorio e in particolare con l'aiuto del Four Seasons abbiamo comprato lo scuolabus e abbiamo comprato lo spazzaneve. Noi non dimentichiamo, perché ora è il momento in cui anzi bisogna essere più vicini a quelle popolazioni. Lì fa freddo, c'è la gente che è costretta a vivere ancora nelle case mobili dove il freddo si sente molto, ed è questo il momento in cui il cuore si deve aprire di più, la generosità si deve far sentire. Io sono orgoglioso del fatto che Firenze non ha mai dimenticato Città Reale, l'ha adottata, ma l'ha adottata con i fatti, non solo con le belle intenzioni. Lo stesso vale per Livorno e ringrazio Patrizio per aver avuto l'idea di dare una mano anche a Livorno, che è stata colpita duramente da quel tremendo nubifragio, da quella inondazione di settembre che ha anche purtroppo spazzato via delle vite e portato tanti feriti. È bello vedere una città che non guarda solo il proprio ombelico, non si guarda la punta dei piedi, ma alza lo sguardo e guarda a tutto il mondo. Grazie Firenze. Grazie al sindaco Dario Nardella. Allora, chiamo qua il sindaco di Città Reale, però allora a questo punto io non so se è vero che vi abbiamo adottato, però sicuramente si è creato un bel rapporto. La prima cosa però che chiedo è come va. Va molto bene, nel senso che grazie alla vicinanza di tanti amici è molto più facile che le cose vadano meglio. È chiaro che è stato un terremoto seriale, un terremoto molto esteso in termini territoriali, in termini di decessi, in termini di danni, e quindi è anche difficile la sua gestione. Ma noi abbiamo trovato delle persone che ci sono state vicine fin dal primo momento, e quando Dario dice Firenze ha adottato Città Reale, io che sono il primo cittadino lo confermo, ha adottato Città Reale non con le parole ma con i fatti, e con i fatti concreti. Cioè Firenze ha dato i suoi tecnici comunali per gestire le pratiche per il sisma, cosa incredibile. Noi abbiamo avuto tutti i tecnici comunali di Firenze, della città metropolitana di Firenze, che sono venuti a lavorare a Città Reale. La realizzazione della scuola, che era stata resa inagibile dal sisma, dell'ambulatorio e della farmacia, anch'esse resa inagibile dal sisma, tutto questo grazie a Firenze e alle varie realtà di Firenze, quindi la Unicop, le Misericordie, la Pubblica Assistenza, poi la manifestazione straordinaria dell'Open Day dell'anno scorso, una cosa incredibile quella che viviamo oggi, perché è veramente una cosa straordinaria, la parola esatta, un ambiente meraviglioso come la città, un Four Seasons Hotel che non ha bisogno di presentazioni e un General Manager Patrizio Cipollini che è stato davvero vicino alla nostra terra in tutto quest'anno, cioè da quando ci siamo conosciuti non ha fatto mai mancare il suo sostegno. E poi la presentazione di Dario quando è venuto a Città Reale a portare lo scuolabus, perché insomma, il vostro sindaco, quindi sentitevi orgogliosi di essere fiorentini per questa generosità, e orgogliosi di avere questo sindaco che è venuto a Città Reale, tra l'altro subito dopo le scosse del 18 gennaio, quindi insomma, anche con la neve, è venuto a consegnare uno scuolabus, lo scuolabus, quello che poi vediamo qui, a chi fisicamente lo vedi accanto sul manifesto, e la ruspa, e una vicinanza che non è solo poi di fatti ma è anche di sentimenti, quindi una presenza umana costante, sincera, di aiuto. E quindi quando sai, da sindaco di un piccolo paese, tra l'altro come me, diventato sindaco il 6 giugno, quindi 6 giugno sindaco, 24 agosto terremoto, quando diventi sindaco e arriva una tragedia così grande, veramente arriva la disperazione, disperazione che superi quando ti rendi conto che ci sono persone che ti aiutano e che ti stanno vicino. Quindi oggi non potevo non essere qui a testimoniare la straordinarietà di quello che ha fatto la vostra città, il vostro sindaco, la vostra amministrazione comunale, il Four Seasons Hotel, Patrizio e tutti gli amici di Firenze. Quindi grazie di cuore, sentitevi davvero orgogliosi di appartenere a questa terra. Grazie al sindaco di Città Reale. Allora, prima di farvi dare il saluto a tutti gli amici dal direttore del Four Seasons, come avete sentito, prego professoressa, come avete sentito, vi abbiamo detto e raccontato in questi giorni, quest'anno si è deciso che quello che arriverà da questo Open Day andrà per 2 scuole del territorio livornese che sono state colpite dall'alluvione drammatica di settembre. Fra queste c'è la scuola Bartolena, qua c'è la professoressa Cariello della scuola. Allora, innanzitutto benvenuta. Cosa andrete a fare, a ricostruire con quello che arriverà? Quanti danni ci sono stati? Insomma, com'è la situazione attuale?
Allora, la situazione è questa. Questo plastico che è ubicato lungo il corso del Rio Ardenza, proprio lungo l'argine, ha perso completamente un piano, nel senso che è stato dichiarato inagibile, quindi noi non riavremo questo piano. Bisogna riorganizzare l'attività che svolgevamo anche in questo piano, nelle aule speciali, all'interno delle classi stesse. Infatti vediamo se riusciamo a dotarci di attrezzature che ci consentano di svolgere queste attività all'interno delle classi che ci sono rimaste. E quindi allora un motivo in più, avete sentito, un motivo di applauso anche per voi per essere qua quest'oggi, ricordando che l'altra scuola scelta è l'asilo nido di Montenero, che tra l'altro nel pomeriggio verranno anche qua gli amici, e a questo punto vi chiedo di far venire qua il direttore. E allora, direttore, a lei l'onore e l'onere di chiudere questo primo momento, ricordando che fino alle 16 siamo qua tutti insieme. E io mi resta che ringraziare tutti quanti voi, tutti quelli che sono qui oggi a contribuire a questo gesto di solidarietà per quest'anno per le scuole e l'asilo di Montenero e la scuola di Livorno. E l'anno scorso, come ha già detto Dario e Francesco, abbiamo aiutato Città Reale, è stato veramente insieme con il comune, è stato veramente abbiamo ricavato veramente tanti soldi che ci ha permesso di comprare una scuola bus e uno spazzaneve. Mi auguro che anche oggi tutti coloro che sono qui con noi, che ringrazio ancora una volta, possano essere generosi per poter aiutare queste due scuole di Livorno. Grazie ancora, grazie per la vostra amicizia, e il tempo è bellissimo, quindi fino alle 4 abbiamo tempo di divertirci e di donare. Buon Natale a tutti, buone feste. Grazie.
nonostante che i parcheggi erano tutti già occupati, nonostante questo traffico vi siete presentati. Buonasera a tutti quanti. Godetevi questo meraviglioso spettacolo! Ringraziare tutti gli artisti, i tecnici, i volontari, fate un applauso a loro perché stasera ci divertiamo grazie a loro. 3, 2, 1, buon anno! Auguri a tutti! Tanti auguri, grazie di essere venuti qua, grazie di essere venuti al concertone di Capodanno. Per la validazione del pilota del progetto Resolute. E non se la scarichi e poi davvero la devi utilizzare. Che si chiama, è un evacuation app, quindi è un'app di proposta di un percorso di evacuazione, questa è l'idea. Quindi poi hai la leader. Questo sistema è possibile anche inviare alle persone non soltanto il percorso ma anche delle immagini che possono essere evocative o rappresentative della situazione.
Protezione Civile Comune di Firenze, buongiorno.
Allievi del corso Omega, non giurate voi? No!